La variante di un virus è un'evenienza naturale nel virus, il quale nella sua replicazione naturale porta in sé continue mutazioni delle sue basi genetiche all'interno dell'RNA, dato che parliamo del coronavirus. Ed è un meccanismo che la natura mette in atto proprio per proteggersi, perché le biodiversità interne permettono agli esseri viventi di adattarsi a qualsiasi ambiente e il virus per sua natura muta in continuazione. E queste mutazioni fanno sì, nel caso del coronavirus, che la proteina Spike, che è una delle proteine principali che vengono prodotte per permettere al virus di agganciarsi alle cellule del tratto respiratorio e penetrare nell'organismo, questa proteina Spike può mutare nel tempo proprio per potersi difendere da eventuali mutazioni dello stesso cellulo recettore che potrebbe impedirne la replicazione e la sopravvivenza, perché il virus ha bisogno di cellule vitali per poter vivere. Se i vaccini ci possono proteggere anche dalla variante, purtroppo bisognerà attendere nel tempo lo sviluppo di queste varianti. Ad oggi il vaccino prodotto utilizzando l'RNA del wild type Wuhan, cioè il primo virus che ha scatenato tutta la pandemia coronavirus, ovvero quello cinese, laddove questo riconoscimento anticorpale continua ad avvenire malgrado le varianti, il vaccino funziona. Purtroppo non possiamo escludere a priori che future varianti modificano a tal punto la propria struttura genetica e producono proteine diverse da quelli che l'anticorpo possa riconoscere in base all'informazione avuta dal wild type 1, la sua sensibilità alla risposta potrebbe cambiare. Ripeto, ad oggi non è dimostrato. Ad oggi, e per il tempo che abbiamo a disposizione, certamente i vaccini ci proteggono dall'attuale pandemia. Nulla impedisce di pensare che, come avviene nell'influenza, con gli anni si debba magari riformulare il vaccino, ma questo sarà solo il tempo a dirlo. Siamo davanti a una pandemia che è iniziata poco più di un anno fa, sono tempi brevissimi per la scienza e a tocco essere sempre prudenti. Ovviamente, al di là del dubbio sulla efficacia del vaccino sulle varianti attuali che pare non esserci o sulle varianti future, è sempre opportuno tenere presente del vantaggio attuale del vaccino, perché abbiamo un tasso di mortalità certa e abbiamo un tasso di sopravvivenza certo nei vaccinati, il che comporta una scelta ovvia e ragionevole verso il vaccino, senza farsi influenzare da ipotetiche effetti collaterali su cui ancora oggi c'è molto molto da chiarire a livello scientifico. Davanti al fenomeno delle varianti che si stanno presentando e che coinvolgono ad oggi con la proteina Spike, la proteina S, i tamponi rapidi antigenici presentano invece una forte stabilità, perché non sono costruiti non utilizzando come target anticorpale la proteina Spike, che potrebbe essere mutato, ma un target proteico detto nucleocapside. Il nucleocapside, che è un'altra proteina virale, invece è molto stabile. I suoi siti variano poco malgrado le mutazioni, per cui la proteina viene sempre riconosciuto da anticorpi che noi inseriamo nei kit di questi tamponi antigenici. Perché ci porta a dire, quasi paradossalmente, che con lo sviluppo delle varianti, che potrebbero nel tempo sfuggire alle stesse indagini molecolari, come purtroppo è avvenuto pochi giorni fa in Francia con la cosiddetta variante bretone, i tamponi antigenici invece mantengono una stabilità di intercettare il virus utilizzando appunto la proteina N nucleocapside e non la Spike. E a proposito di questi tamponi antigenici, ci terrei a precisare
che le nostre strutture ovviamente hanno scelto tamponi antigenici di altissima qualità, utilizzando uno di quelli che sono stati ultimamente elencati dalla stessa comunità europea come affidabili, perché sono stati testati all'interno della comunità europea, per cui sono stati verificate le caratteristiche dichiarate dalle ditte produttrici in ambito clinico europeo. All'interno di questo elenco le nostre cliniche hanno scelto una marca e una qualità di tampone atto a soddisfare e portare le massime garanzie di affidabilità del test. Una cosa importante da dire in questo momento post-vaccinale è che l'indagine sierologica ha riacquisito una certa importanza. È stato utilizzato nelle prime fasi della pandemia per capire nella popolazione la cosiddetta prevalenza dell'infezione, in quanto l'infezione anche misconosciuta lasciava una traccia di anticorpi che si formavano nel sangue. Attualmente invece il dosaggio delle IgG o IgM del SARS-CoV-2 contro la proteina Spike è molto importante per definire e quantificare la risposta immunitaria che abbiamo ottenuto a seguito della vaccinazione, in quanto la vaccinazione mira a produrre anticorpi specifici contro la famosa proteina S Spike. Ci tengo anche a informarvi che non è importante il titolo di questo anticorpo quanto è importante la presenza, perché il titolo è un fenomeno di risposta individuale che varia col tempo, mentre la memoria immunitaria è qualcosa che rimane nell'individuo e lo rende capace di produrre rapidamente una propria risposta qualora il virus si dovesse ripresentare sulle sue cellule epiteliali. Il titolo è il famoso numero che quantifica la quantità di anticorpi presente in una certa determinato volume di sangue.